Si aspettava una condanna più netta da parte di Pisapia per quello che è successo ieri sera? Beh, forse sì, nel senso che al di là degli incidenti tecnici di cui si è fatta carico André Routchamin, quando ha detto che è stata lei a interrompere lo spettacolo e quindi a dare la sensazione che Formigoni è arrivato in ritardo mentre ero lì dalle 10 del mattino, volesse irrompere sulla scena. Tuttavia è chiaro che c'è stato anche, come dire, una serie di gesti di intolleranza da parte di chi cerca una contrapposizione politica, non vuole la collaborazione tra istituzioni, il vecchio tic di una vecchia sinistra per cui l'avversario è sempre da delegittimare, è un tic che ha fatto già tanto male all'Italia, non vorrei che facesse male anche a Milano. Lei sta pagando forse quello che è successo recentemente in Regione? Ma cos'è che è successo in Regione? Nulla che mi riguardi. Eccetera. Nulla che mi riguardi. No, è la contrapposizione, l'intolleranza nei confronti dell'avversario politico. È ovvio che ieri si è espresso questo, l'intolleranza nei confronti dell'avversario politico. No Formigoni perché Formigoni, no al PDL perché è il PDL, no al centrodestra perché è il centrodestra. Ma perché attaccare il miglior governatore degli ultimi almeno 17 anni? Basta, ho già parlato a sufficienza.